Dal libro del Siracide. Figlio, nella tua attività sii modesto, sarai amato dall'uomo, gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore, perché grande è la potenza del Signore e dagli umili egli è glorificato. Non cercare le cose troppo difficili per te, non indagare le cose per te troppo grandi. Vada a quello che ti è stato comandato, poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose. Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato mostrato più di quanto comprende un'intelligenza umana. Molti ha fatto smarrire la loro presunzione, una misera illusione ha fuorviato i loro pensieri. Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male, chi ama il pericolo in esso si perderà. Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a peccato. La sventura non guarisce il superbo, perché la pianta del male si è radicata in lui. Una mente saggia medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. L'acqua spegne un fuoco acceso, l'elemosina espia i peccati, chi ricambia il bene provvede all'avvenire, al momento della sua caduta troverà un sostegno. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Splendido anche il brano di questa sera e ci accingiamo a meditare un po' e poi a pregarci sopra nel nostro silenzio. Un brano che ci invita anzitutto all'umiltà e alla modestia. Comincia proprio con un'esortazione alla modestia. La modestia comporta quella misura, quella moderazione nel nostro porci, con il nostro presentarci, che rifugge da ogni vanagloria, da ogni supponenza, presunzione, arroganza, ostentazione, che oltre che graditi a Dio ci renda anche amati dagli uomini. Chi non è modesto, chi è appunto superbo, spocchioso, ostentatore del bene che pensa di fare o che presume di essere, oltre che non gradito a Dio è sempre anche molto antipatico. Ecco, la scrittura ci esorta all'umiltà: quanto più sei grande, tanto più umile. Ti abbiamo appena sentito nella Santa Messa di oggi lo splendido canto del Magnificat, che concluderà anche questa ora santa, dove la Madonna dice: perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha rovesciato i potenti da troni, ha innalzato gli umili. L'umiltà, diceva Santa Teresa d'Avila, è verità, ecco, e non è altro che il riconoscimento della nostra piccolezza. Anche la persona più grande sul pianeta Terra, ossia il Sommo Pontefice, perché non esiste oggettivamente autorità, persona più grande di lui, nel cuore non solo può, ma deve sentirsi un nulla. E anticamente, non so, ecco, chi di noi lo sa, e quando il Papa veniva eletto c'era, credo che ci sia ancora, non ne sono sicuro, una stanza che si chiamava la stanza delle lacrime, dove il Sommo Pontefice, appunto, la stanza delle lacrime, cioè comincia a piangere un po', perché tu che sei polvere sei stato innalzato dalla dignità tanto grande di essere il vicario di Cristo. E poi, se non ricordo male, ecco, quando il Papa veniva presentato, c'era ancora la sedia gestatoria, c'era davanti a lui una persona che stracciava e credo bruciasse anche dei piccoli pezzetti di carta. Ecco, a ricordare
appunto al pontefice eletto, dice: guarda che cosa vana la gloria di questo mondo, quindi ricordati la responsabilità che ti è stato caricato e non attaccarti a tutto quanto l'apparato esteriore, insomma, che significa la grandezza che il Signore ti ha donato, ma non dimenticare che questa grandezza è stata donata a una creatura che dinanzi a Dio è sempre un nulla. Ecco, questo non vale soltanto ovviamente per i pontefici, ma vale per tutti noi. Sentirci profondamente un nulla, una prova che stiamo così, è come reagiamo dinanzi alle offese da un lato e alle lodi dall'altro. Quando una persona si sente un nulla, le offese gli fanno un male molto molto relativo. Ecco. Quando i santi venivano insultati, dicevano soltanto questo mi hanno detto, se mi conoscessero bene mi direbbero pure di peggio. E quando venivano lodati si adombravano, si intristivano, ma non perché erano fuori di testa, insomma, perché era verità. Perché se c'è qualcosa di buono in noi, non è farina del nostro sacco, ecco, la gloria bisogna sempre attribuirla a Dio, ecco, non alla creatura. Ecco, io personalmente, ecco, questa è una lettura che ci è capitata, oggi stiamo seguendo la lettura del libro del Siraci, che è proprio la parte immediatamente successiva a quella della scorsa santa, ma credo che non sia un caso, perché la virtù più grande di Maria Santissima, e a mio modesto avviso non sono il solo, insomma, ci sono anche illustri santi e maestri di spirito che pensano così, era proprio umiltà. Lei è sempre stata e sempre sarà la più grande di tutti dopo Dio, eppure con la sua umiltà è così, metteva con la bocca nella polvere, si metteva al di sotto e al di dietro di tutto e di tutti, attirando in questo modo le compiacenze del Signore, no? Così troverai grazia davanti al Signore. Cosa dice l'Arcangelo Gabriele a Maria? Proprio queste parole testuali: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore. Perché dagli umili è glorificato, perché, sempre il canto di Maria Santissima, non l'anima mia, magnifica il Signore. Magnifica che cosa significa? Da gloria al Signore. Magnificare in latino significa magnum facere, cioè fa grande il Signore. Fare grande il Signore vuol dire fare piccoli noi stessi. Fare grandi noi stessi vuol dire fare piccolo il Signore. Magnificare il Signore vuol dire attribuire a Dio tutto il merito e tutta la gloria di ciò che siamo, di ciò che abbiamo, di ciò che facciamo, perché per quanto riguarda noi, noi siamo il nulla più il peccato. Ecco, la Madonna non poteva dire più il peccato, ma certamente si sentiva il nulla dei nulla, e questo poi certamente traspare in uno stile che mostra, ecco, proprio questa coscienza, ecco, della nostra condizione reale, perché questo noi siamo, dei poveri nulla, diceva il servo di Dio e sacerdote Don Dorindo Ruotolo. Ecco, un umile non cerca le cose difficili, non indaga le cose troppo grandi. Molte persone, io questo lo so anche per esperienza pastorale, per contatti che ho, insomma, per mail che ricevo, si fanno un sacco di domande astruse su grandi misteri divini, sul futuro. Dio non mai soddisfa queste domande, perché quello che era necessario sapere, quello che è necessario sapere, Dio ce lo ha rivelato o ce lo fa in qualche modo conoscere. Se qualche cosa non ce ne ha parlato, non ce l'ha fatto conoscere, è perché o non è necessario saperla, o è una cosa che, per come stiamo messi noi fino a quando siamo in questa valle di lacrime, è troppo grande, per cui non la capiremo bene, e per cui bisogna semplicemente attendere che arrivi in paradiso e poi si penserà a tante cose, non in questo mondo. In questo mondo bisogna fare attenzione a quello che ti è stato comandato, bada a quello che ti è stato comandato, quindi fa attenzione a vivere bene ciò che Dio vuole da te e che ti ha ampiamente rivelato.
che la Chiesa ti insegna, e non occuparti delle cose misteriose. Non serve a niente occuparsi delle cose misteriose, se non a stancare inutilmente il nostro cervello rimanendo sistematicamente con un pugno di mosche in mano. Ancora, non sfonzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché già ti è stato mostrato più di quanto comprendo l'intelligenza umana. Se noi pensiamo alla fede divina e cattolica, stiamo davanti al Santissimo Sacramento, no? Noi stiamo qui nella fede divina e cattolica, che stiamo dinanzi a Dio in persona, stato dinanzi al Santissimo Sacramento. Ma quale intelligenza comprende ciò che guardiamo alzando gli occhi e fissando adesso per un istante Gesù Eucaristia? Nessuno lo comprende, nessuno può comprendere com'è possibile che Gesù Cristo, che dietro il tronetto vediamo rappresentato nelle sue sembianze umane, era alto 1,90 m, insomma, com'è possibile che stia dentro un disco di pane azimo dal diametro di 7 centimetri, 8 centimetri? Qualcuno è capace di comprenderlo? Non con l'intelligenza umana. Quindi quello che ci insegna la nostra fede divina e cattolica, già questo va oltre, e molto oltre la nostra intelligenza. Figuriamoci le cose nascoste o i misteri reconditi. La presunzione fa smarrire le anime, e è drammaticamente vero, io so per esperienza che è vero, che le persone presuntuose, cioè che hanno voluto fare più di quanto era opportuno, andare oltre i limiti, si sono perse. Un altro grande pericolo con cui siamo morito è l'ostinazione del cuore. Questo è un brutto problema, questo qui. Quando siamo testardi, quando siamo caparbi, perché il Signore sempre cerca in tutti i modi possibili e immaginabili di correggerci, di esortarci, lo fa direttamente con i richiami della nostra coscienza, se la stiamo a sentire, ci fa ascoltare qualche buona predica, ci mette davanti qualche buon confessore, qualche buon vescovo, qualche buon parroco, qualche buon padre spirituale, qualche buona lettura, qualche bell'articolo di qualche giornale. Ma il cuore ostinato non ci sente. Più sbatte la testa e più bernoccoli accumula e più ne vuole. E purtroppo un cuore ostinato alla fine farà guai, cadrà nel male, sarà oppresso da affanni, aggiungerà peccato a peccato, ed amando il pericolo, cioè non fuggendo come noi dobbiamo con ciò che ci può arrecare male, ma il cuore ostinato è spavaldo, si pensa di poter fare questo e quell'altro senza trarne alcun danno, ma in esso si perderà. Ancora, la sventura non guarisce il superbo. Le cosiddette sventure, quei cosiddetti termini ancora meno compreso, castighi di Dio, non sono altro, dice San Paolo, dice la lettera di Ebrei al Nuovo Testamento, che modi con cui Dio cerca di correggerci. Ma quando uno è superbo, la correzione svanisce nel nulla, quindi non ci sentiamo né con le buone, quindi quando riceviamo le sane esortazioni dolci e soavi, né con le cattive, quando riceviamo le botte della vita. Ricordiamo il Vangelo dove Gesù dice: abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo intonato il lamento, non avete pianto, ma se vuoi sapere che dovevo fare per farti capire qualcosa. E poi una mente saggia medita le parabole, medita le parabole e medita le parole del Signore, come faremo nel silenzio tra poco. E un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Qui dobbiamo chiederci, l'orecchio attento, se noi desideriamo comprendere, conoscere le cose, ovviamente, che Dio vuole che conosciamo, le cose necessarie, sempre più e sempre meglio. Non dimentichiamo che l'elemosina espia i peccati. All'elemosina dovremmo dare grande importanza, più di quella che ordinariamente gli viene data, perché quando mettiamo le mani dentro la tasca, dentro il portafoglio,
C'è sempre un grande dolore, non dimentichiamo che l'elemosina è una delle tre opere penitenziali. Liberamente nel nostro cuore decidiamo quanto dare, come dare, quando dare, cosa dare, a chi dare. Ma più diamo e più ci ritroveremo. Papa Francesco dice che le bare non c'hanno le tasche, ci danno un vecchio proverbio. Ma in paradiso c'è un conto corrente dove vengono depositati con tasso di interesse 100 per 1 tutte le nostre elemosine, e non dimentichiamolo mai. Chi ti cambia il bene, conclude questo splendido testo, provvede all'avvenire e al momento della sua caduta troverà il sostegno, la gratitudine. Quando riceviamo un bene ricambiamolo, ecco, perché ricevere un bene, questo lo sanno anche le convenzioni, insomma, del vivere garbato ed educato, no? Del vivere civile. Se io ho ricevuto un bene, quindi un, chiamiamolo in senso buono, però un favore dal prossimo, è chiaro che alla prima occasione possibile lo devo ricambiare, non per sdebitarmi, ecco, ma perché c'è comunque una parte della virtù cardinale della giustizia che è la gratitudine, che consiste nel dire grazie per quello che mi hai donato e certamente appena potrò ti darò altrettanto. E dicevo a mio vecchio padre spirituale che le norme della buona educazione, ecco, che oggi sono sempre meno osservate, concorrono in gran parte a coprire la virtù della carità fraterna. Certamente la carità fraterna va oltre la buona educazione, ma se cominciassimo da lì sarebbe un ottimo punto di partenza. Bene, ci mettiamo in preghiera davanti a Gesù facendo nostre queste parole e pregandoci un pochino sopra. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento.